la seduta del 28 maggio. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno contro la violenza alle donne e respinto una mozione in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nell'area metropolitana di Torino. Ha poi svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni dell'assessore alla sanità Ugo Cavallera in merito ai reparti di emodinamica. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno contro i doppioni di strutture ospedaliere. Per la Croce Blu di Mirandola. Il Comitato di Solidarietà ha deciso di assegnare gli ultimi fondi raccolti a favore delle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna, oltre 37.000 euro, per contribuire alla ricostruzione della sede della Croce Blu di Mirandola, Modena. Lo stanziamento è frutto del fondo di riserva del bilancio dell'Assemblea regionale, dei versamenti dei cittadini e delle offerte dei consiglieri e dei dipendenti del Consiglio regionale. Parità di genere, risultati e obiettivi. Le conquiste, le sfide e i passi ancora da compiere perché la parità fra uomo e donna diventi effettiva sono stati al centro della conferenza L'uguaglianza di genere nel XXI secolo, il punto di vista dell'ILO, ospitata nell'aula di Palazzo Lascaris, organizzata dalla Consulta delle Elette, dalla Consulta Femminile e dall'International Training Center ITC di Torino dell'ILO International Labour Organization. Diritto di asilo nell'Unione Europea. Da Torino e dal Piemonte, con il convegno a Palazzo Lascaris, il diritto di asilo nell'Unione Europea, parte il percorso per la costituzione di una consulta nazionale delle politiche sull'immigrazione voluta dall'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Obiettivo è creare, entro dicembre, un documento di indirizzo da proporre ai candidati, indipendentemente dallo schieramento politico, per le elezioni del Parlamento Europeo del 2014. I mille volti del Piemonte. Nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte è visitabile fino al 26 giugno la rassegna I mille volti del Piemonte, crocevia tra storia e letteratura, curata dalla sezione CRAL di arti visive della Regione Piemonte. La mostra propone le opere pittoriche, prevalentemente oli su tela, acrilici e acquerelli di 31 artisti iscritti al CRAL regionale.